non è possibile che pensiate che noi siamo quelli che non diciamo di no. Il no è diventata veramente una cosa di politica strepitosa, dire no alla menzogna. Noi stiamo dicendo no alle menzogne. No al rapporto Stato-mafia, politica-mafia, abbiamo fatto una legge, hanno tolto, hanno quasi depenalizzato, abbassato le pene per i mafiosi, il mafioso col politico non c'è solo scambio di denaro, non c'è quasi mai lo scambio di denaro, c'è scambio di voti, quindi noi abbiamo messo dentro la legge l'imputazione per lo scambio di voti, mettersi a disposizione, quindi ci sono politici che si mettono a disposizione della mafia e noi appariamo come quelli che si sono invece opposti a una legge per limitare queste robe, che siamo quasi a favore della mafia, ma dovete intervenire anche per i vostri figli. Ma al di là del Senato? Ma allora il Senato, un miliardo del Senato, è un'altra menzogna, non è così. Andate a vedere quanto costa oggi il Senato. Allora andate a vedere i costi, il miliardo se lo sognano, allora basta vedere, costa 154 milioni il Senato, anche se risparmi 100 milioni non è un miliardo. Ma avete visto cosa fa? Noi stiamo parlando del nulla, sono andati lì davanti a Angela e siamo andati lì a fare cosa? A confermare esattamente tutto quello che ci è stato imposto, il trattato, il fiscal compact. Ora, ti sembra normale che abbiamo firmato un trattato che ci mette in condizione di tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni e hanno firmato questa gente qua? L'hanno firmato il 25-27 luglio del 2012 quando la gente era al mare. Ma non si può firmare un cappio per 20 anni di un taglio di 50 miliardi all'anno. Scusate, ma io sono di Genova, due conti li faccio. Abbiamo perso mesi a parlare di 4 miliardi per l'IMU, tagliamo 50 miliardi. Ma cosa si taglia? Ma andiamo là a dire, signori, qui non accettiamo più. Noi siamo in mano della gente che ci costringe con un debito a fare qualsiasi, a cedere sovranità alimentare, economica, monetaria. Ma basta. Il debito arriva a un punto che è immorale. La signora Merkel, i signori tedeschi nel 1953 avevano 25 miliardi di euro di debiti. L'hanno pagati secondo te? Non l'hanno pagato, hanno pagato un terzo, un quinto. Hanno pagato un quinto del loro debito. Quindi l'Ecuador ha pagato il debito col Fondo Monetario, il Presidente dell'Ecuador è andato a fare davanti al suo popolo, ha detto questo debito è immorale, non lo paghiamo e non l'ha pagato. Quindi non dovremmo pagare il debito. Allora noi dobbiamo dire che se facciamo un'Unione Europea, la facciamo, non facciamo più, facciamo una comunità europea, non facciamo più un'Unione. Io questa Europa non la condivido e andiamo là per cambiarla. Io sono il più europeista del mondo, perché so che fuori dell'Europa è ancora peggio. Parliamo del vuoto, del nulla, uno che fa una legge elettorale con uno che non può andare a votare. Ma stiamo scherzando, lì c'è massoneria, P2, questo è il figlio di Gelli. Sì, è un figlioccio di Gelli, sta attuando politica. Renzi. Ma stiamo cercando, ma lo avete capito anche voi, fate finta di stupirvi tutte le volte che vi dico le cose che poi mi dite in privato, hai ragione. Siete veramente vigliacchi. Ma perché ci tieni dietro le sbarre, Grillo? Perché è il mio sogno. Anche noi è 41 bis, Grillo. Sì, sì. Vabbè, tanto...